Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Crumbigore che vi parla e oggi andiamo avanti con la nostra campagna su Empire Total War. Allora, facciamo un punto di situazione. Nell'episodio precedente abbiamo assistito alla conquista della Francia, quindi alla fine della mia campagna militare in Francia. E adesso, al prossimo turno, daremo forse, dico forse perché non ne sono sicuro pieno, avvio alla campagna militare in Spagna. Andiamo alla conquista della Spagna. Mettiamo questo. Qui reclutiamo qualcuno di infanteria, non si sa mai. Perché vedete, qua ci sono meno. C'è la Spagna, non so se abbia delle truppe. Ok, alleata la Spagna. Ah, c'è Genova, e Genova di soldati ne ha. Beh, lei no. Non ne ha molti soldati, mi sono sbagliato. Ok, facciamo fine turno. Bella questa, mi donano un Nuovo Messico. Accettiamo. Mamma mia, questa è bella. Ho una città nel Nuovo Messico. Non ci credo. Non ci credo, ma sono contento. Andiamo a dare un'occhiata a questa mia città di Nuovo Messico. Mamma mia. Allora, vediamo un po' cosa posso reclutare. Come sono? Sono buoni almeno? No, fanno veramente cagare. Intanto proviamo a reclutare della milizia. E esentiamoli dalle tasse, così li rendiamo ancora felici. E adesso distruggiamo questo edificio. Il magistrato. Ancora non ci credo. Ma questo non cambia il mio piano. Mettiamo le truppe al confine. Senza però oltrepassarlo. Anzi, rimandiamo indietro un esercito, perché forse ci potrebbero essere problemi a Parigi. E reclutiamo per sicurezza della fanteria. Ok, a sto punto facciamo fine turno. Vediamo un po' cos'è che si guadagna molto di più dal cotone o dal tabacco? Dov'è qui il tabacco? Eccolo qui.
consumo tabacco. Mamma mia. Una regione Nuovo Messico, niente male. Ma di qui potrei fare avviare una mia campagna militare per il Nord America. Perché no? Potrebbe essere un capitolo speciale. Anziché la conquista della Russia, la conquista dell'America. Ci studierò su un piano. Comunque, a questo punto facciamo fine turno. Ok. Eccomi qui amici youtuber, scusate però durante la registrazione ho avuto un problemino, quindi sono riuscito a ricaricare dall'autosalvataggio. Allora, qui c'erano prima due mie armate, le ho mandate indietro, una l'ho mandata indietro perché come potete vedere ho qualche problema di ribellione nel mio impero. Guardate. Visto? Ho qualche problemino. Nulla di irreparabile, per carità, però per sicurezza reclutiamo dei soldati. Allora, sentite qui, vi ricordate che poco fa gli spagnoli mi hanno regalato un territorio? Bene, sapete che faccio io adesso? Provo a trattare con loro per la cessione di qualche altro territorio. Proviamo. Avvii negoziati. Voglio in America 1, 2. Facciamo queste due regioni. In cambio di. Vi do. Tutte queste tecnologie e basta. Riproviamo. Però prendo soltanto la Nuova Spagna. Oppure prendiamo queste due. In cambio gli riofro il Nuovo Messico. E tecnologia gli offro. Gli offro anche un po' di tributi. Ok, ci siamo quasi. Riproviamo. Aspettate prima però. Diamo un'occhiata come sono messe quelle città. Beh, indubbiamente Caracas è molto utile. Proviamo a farci dare solo Caracas. Cambio, vi do queste tecnologie. Oh, hanno accettato! Che cretina, hanno accettato! Benissimo! Reclutiamo della fanteria di linea coloniale. E l'Austria colonizzerà in futuro l'America! Sì! Devo parlare tutti in tedesco! Benissimo! Miniere di pietre preziose.
Niente male. Mi approfitto per mandare al massimo, trovo molto. Pirati. Potrei sgominare i pirati. Vabbè, adesso torniamo in Europa. Questo qua qui mi creo un esercito coloniale. Benissimo, voi avete avuto quello che volevate, io ho avuto quello che volevo, adesso possiamo farci anche la guerra. No, scherzo, finché non ho meno un esercito laggiù, non posso fare niente. Allora, sentite, io posso fare così con voi. Posso dare tutte queste tecnologie, in cambio però fammi vedere qual è. Quella. Facciamo così. Ok, mi davano un isoletto, non ne facevo proprio niente. Li vogliono quello, mi danno il nuovo. Mi volevo ridare il Nuovo Messico. Guarda, mi hanno dichiarato guerra. Oh, guarda, sugli altri non sono intervenuti. La Marat ha rifiutato la guerra, però adesso mi propone una nuova alleanza, mi danno anche 1.000 denari, accetto. Ok, gente, che la guerra di Spagna abbia inizio, ma comunque mi sa che lo faccio finire qui, questo episodio. Un episodio molto speciale, molto particolare. Indubbiamente molto molto particolare. Ok, vediamo un po'. Qui proviamo a migliorare il mio porto. Andiamo un attimo in Sud America. Ok, ho delle truppe, però non bastano. Quindi reclutiamo delle altre. E reclutiamo anche un generale qui, a questo punto. Ecco fatto. Francese, ok, niente, qui non c'è niente di loro. Ok, comunque l'episodio finisce qui. Il finisce con la marcia verso Madrid. Con la sede, no, facciamo finisce con la sede di Madrid. Ecco, vediamo un po' le mie truppe marciare verso Madrid, fiere verso la conquista dell'obiettivo, la Spagna. Ci sarà una grande battaglia campale. Vediamo un po'. Non sono messi molto bene. Beh, questo esercito è messo benissimo. E di artiglieria ne hanno. Sarà una vera battaglia. Indubbiamente il mio è molto più potente perché è anche più esperto del loro. Comunque, qui è tutto dal vostro Crambigore. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!